Ciao raga, qua Alex e bentornati sul canale. Oggi siamo qua di nuovo su Clash Royale e oggi assieme proveremo a vincere la sfida della fuorilegge. Ragazzi, allora, avevo già provato, o meglio, ho fatto 2-3 tentativi. La prima, ragazzi, quella gratuita mi è andata da Dio. A parte che, ok, partita malissimo, 2 sconfitte, purtroppo perdendo quella. Avevo anche registrato il file quando ho aperto il baule, ma ragazzi, mi si è fottuta la clip video. E quindi quest'oggi ci riproviamo assieme. Partiamo subito sommente, ragazzi, velocissimi, con una like challenge. E dopodiché vi porterò attacchi spezzettati, insomma, in modo di averne uno magari all'inizio, una a metà e magari una alla fine, per poi aprire il baule assieme. Ma adesso, ragazzi, adesso like challenge, perché quest'oggi, attenzione ragazzi, quest'oggi voglio che mi lasciate mi piace nella maniera più hacker possibile, ovvero lasciando mi piace col pugno, ragazzi, dato quasi una martellata sul vostro dispositivo mobile. Si può fare anche al mouse, potete anche martellare il mouse, e se riuscite a martellarlo lasciando direttamente mi piace, ragazzi, senza andare a cliccare qualcos'altro, gridando nel mentre, ragazzi, cosa potete mai gridare dando una martellata, ragazzi, gridando Oglider, cioè insomma Oglider nella maniera o acuta o grave, ragazzi, come preferite, insomma gridando Oglider mentre martellate il vostro iPhone o lo smartphone, ragazzi, quello che vi pare, commentandomi qua sotto con la carogna. E io, ragazzi, leggendo qua sotto la carogna, mi farò un'idea che voi siete riusciti a lasciare mi piace smartellando il vostro smartphone o il mouse. Ma detto questo, ragazzi, adesso detto questo, partiamo subito a fare 3 attacchi e vediamo di portare a casa quella dannata carta. Certo, papà. Ragazzi, andiamo a prendere la sfida e dopodiché andiamo in arena. Ok, ragazzi, come vedete, appunto, ho già vinto tutti quanti fino alla nona. E ovviamente l'ultima ci manca. Dobbiamo portarla a casa, ragazzi. Dobbiamo portarla a casa quella cavolo di carta. E quindi, assieme, andiamo a vedere il primo sfidante. E avanti con loro, ragazzi, giù di cattiveria. E attenzione, Lady Polenta, sei dei nostri. Frecce subito. Prossima carta, la fuorilegge, la signora del mercato. Spiritello di ghiaccio. E siamo abili. Ragazzi, vediamo quale carta ci aveva lasciato il nostro avversario. Speriamo non della merda, ragazzi. Speriamo non della merda. Attenzione, siamo contro Jeremy. E allora, abbiamo fuorilegge. Abbiamo spiritello di ghiaccio. Mosso. No! E frecce, va bene, ragazzi, ok. Golem di ghiaccio, mandiamo la fuorilegge qua dietro. Piazziamo i nameggiani da fitness, qua che dovrebbero levare. Leva tartaro di mezzo, levateli di mezzo. Ok, arriva con la principessa, ragazzi, ma non sprechiamo le frecce, perché se altro, truppe ad orta, li hanno fottuti. Temporeggiamo col mattino qua dietro. Ok, arriva con lo zio secco, quindi mandiamo Lady Polenta qua in mezzo. Va a frullare lo zio secco. Così, brava cocca, brava. Vedete, ragazzi, abbiamo fatto bene a prendere la donna polenta. La donna polenta non tradisce mai. Come mia madre. Vai, donna del mercato. Legnala, perfetto, ragazzi. Adesso sono danni. Frecciamola subito, ok. I lavapap fanno un danno che ovviamente bestiale, quindi nel mentre ci portiamo in vantaggio. Ma abbiamo anche lo zio Fester, non l'avevo visto, ragazzi, abbiamo anche lo zio. Attenzione, lo zio si slaccia le mutande quest'oggi, ragazzi, va in campo senza le braghe. Attenzione, e poi non si slacciano le mutande, ragazzi, che basta. Facciamo una cosa, abbiamo lo zio, e quindi facciamo una cosa, torna polenta, ci vedi in campo, ragazzi, che lo zio secco non perdona. Allora, legna zio secco, bravo donna polenta. Ok, ripartirà, vediamo qui, no, col moschettiere che ne mandiamo. Ragazzi, mega rapa qua in cima. Mandiamo anche la fuorilegge, ragazzi, siamo tipo le cartomanti, no, questa. Dai, legnate, perfetto, ragazzi, perfetto, 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 perfetto. Ok, ragazzi, ok, ok, adesso ci fa un danno. Caricati, caricati, caricati. Va per il danno, e ragazzi, il danno lo fa. Anche il Fester in campo. Avanti la macchina fitness, eliminate la fitness così. Perfetto, ragazzi, arriva lo zio Fester e mosso un cazzi suoi. Avete mai provato a tankare con zio Fester con dietro al mastino? Avanti così, all'attacco, raga, senza ritegno, senza ritegno. Adesso ci vorrebbe la principessa, ma non ce l'abbiamo, porca troia, porca troia. Va bene, ma se tanto lo zio non abbiamo problemi, frecciamo la balorda e giri da una polenta. Vai, la di polenta, perfetto, ragazzi, da Dio. Mandami fitness qua dietro che faranno fuori, fate fuori lo zio secco, fate fuori, perfetto, ragazzi, così, 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 non saltate per aria, vabbè, va bene, ragazzi, va bene. Mandiamo lo zio Fester qua davanti e moto cazzi su. Ok, no, no, non buono, no buono, no buono. Mandiamo, ragazzi, la fuorilegge qua in cima che andrà a fare fuori il moschettiere. Vai, fuori il moschettiere, ragazzi, porca, per quanto odio, levatartelo, basta. Levatevi di torno, lasciate andare lo zio, ragazzi, no buono, la cosa non si mette bene per niente. Mandiamo la valchiera, qua in cima, guarda la valchiera, guarda se è bella, perfetto, perfetto, perfetto. Madonna, ragazzi, due moschettieri in campo, questo fa un bel danno. 9 giorni da fitness e porca troia, zio Fester di nuovo, ragazzi, no, cosa sta succedendo? Datemi una calmata, calmatevi, porca, oh, ma avete rotto le palle. Frecciamo sti lurdi e basta. Ok, no, ragazzi, facciamo una cosa. Ci vuole la valchiera, ci vuole la valchiera, valchiria qua subito, 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 subito. Rota dalla polenta, rota, dai ancora. Frecciamo tutto, ragazzi, frecciamo i tartari. Dai, fai un colpo, fanne un altro. Madonna santa, zio, devi dare un colpo. Zio, un colpo lo potevi dare, sinceramente. Ragazzi, guardate quanta vita la mia torre. Ragazzi, guardate quanta vita la mia torre. Dai, zio, frecciamo tutto. Vai, zio, vai, zio, vai, zio. Ok, ragazzi, 24 di vita. Ragazzi, mi son cagato in mano. 24 di vita, la portiamo a casa. Ragazzi, spettacolo.
Ma comunque c'è da dire che lo zio Fester, ragazzi, lo zio Fester quest'oggi l'ha uscito. E quando ha preso a pisellate la torre, ragazzi, non c'è stato per nessuno. Vinciamo la partita, ragazzi, complice anche il nostro culo maledetto. E comunque vinciamo 5 carte, 250, fighissime monete, una corona del clan. E ragazzi, da Dio, riepilogo, ragazzi, andiamo a ricevere la nostra vittoria, le nostre cartozze. Ma ragazzi, adesso faccio un po' di partite. Vedo non appena ne perdo una di portarvi la prossima. E dopodiché, ragazzi, scaleremo assieme. Ragazzi, che dire, 6 vittorie di fila, ragazzi, quest'oggi champagne, ragazzi, champagne. La gioia di quando mandate in campo il pack, ragazzi, il pack grosso. E poi dietro gli accoppiate l'arco X e al vostro avversario gli fate un culo così. Ragazzi, impeccabile, sono 2 carte che accoppiate letteralmente fanno paura. Come anche la capanna dei barbari, ragazzi, se volete fare una sfida e vi capita la capanna dei barbari, prendetela, perché letteralmente in queste sfide si fa dare del lei in una maniera assoluta. Comunque, adesso partiamo col prossimo attacco, ragazzi, e dopo di che stessa cosa di prima. Vamos! Dai ragazzi, dai con il prossimo sfidante, che siamo contro Palumbo, ragazzi. Allora, non ci sento subito la fornace, perché la fornace abbatte la capanna. La donna del mercato, la nostra chiaroveggente, la nostra donna, non so, ragazzi, non so come chiamarla questa. Non sembra, ma in questa sfida il drago è veramente utilissimo. A parte che è un'ottima alternativa in caso non si abbiano frecce o zappe, che comunque le truppe scrotiche le fa fuori tutte. Ok ragazzi, abbiamo fuori legge, abbiamo un drago. Ok, no, amico, datti una calmata, ombre. Datti, vedete ragazzi, guarda il cucciolo di drago, guarda il cucciolo di drago. Bravo cucciolotto, bravo cucciolotto. Così si fa, così si fa. Perfetto, legniamoli. E ragazzi, da Dio, ragazzi, veramente grandioso, veramente grandioso. Adesso abbiamo la fornace, quindi ragazzi, fornace spettacolo. Expecto fornace. Ecco coccone, mandiamo lo zio secco a difendere. Vai zio secco, vediamo che carta è questo. Vediamo che carta è questo, perfetto. Ragazzi, il bello è che lo zio secco, arrivando a questa struttura, praticamente la macina subito. E quindi automaticamente si è fatto 5 divisioni. Vai zio secco, come ti ha insegnato il califfato. Salta per aria. Ragazzi, grandioso, 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 grandioso. Mandiamo la fuorilegge, dietro la torre. Ok, ritorna col principe, ragazzi. Barba scambia qua in campo. E adesso, amico, con cazzi tuoi. Teniamoci pronti, ragazzi. Teniamo pronta la fornace, che la mandiamo in campo. E intanto la fuorilegge fa del danno, grandioso. Mandiamo un'altra fornace, ragazzi. 2 fornaci in campo. Vi posso assicurare che sono un bel dito in culo. Adesso arriverà il moschettiere a raspare la minchia. Ma noi abbiamo il cucciolotto di drago, che mandiamo qua dietro. Ok, arriva con lo spirito a raspare. Ma teniamo pronto l'Alberto. Teniamolo pronto, forse non serve, perché tanto ci pensano gli spiritelli così, ragazzi. Spettacolo. Ma andiamo ragazzi, non ti seguo a fare terrorismo. E poi ci vogliono i barbascabbia. Ragazzi, barbascabbia, sei amico, un po' troppo presto sta polenta. Un po' troppo presto. E ragazzi, perfetto, ragazzi, perfetto. Lo zio secco arriva, ragazzi, lo zio secco è arrivato. Ma andiamo a Lambergigi. Lamberto, va a farti il danno. Avanti Lambergigi, avanti così. Ragazzi, spettacolo. A questo gliene prendiamo 2. Ragazzi, una torre va giù. Mandiamo la fornace. Expecto fornace. Lo zio secco qua e poi il drago qua sotto. Amico, fai quello che ti pare. Amico, fai quello che ti pare. Mettiamo in canna la fulmine, ragazzi. Ok, amico bello. Blumen attack! Così, ragazzi, mandiamo gli scheletracci, mandiamo anche Lamberto, ma ragazzi qua si chiude. Mandiamo per l'ultima volta lui in campo, lo zio secco, special guest, e chiudiamo la partita. Mamma mia che partita, Palumbo va a casa e noi ragazzi guadagniamo un'altra vittoria. Comunque ragazzi, 7 vittorie e una sconfitta. Forse questa è la volta buona che la portiamo a casa. Vediamo di farne una, o meglio, adesso gioco finché non ne perdo un'altra e dopo ci ribecchiamo qua assieme. Ragazzi, ho parlato troppo presto. Ne abbiamo fatte un'altra letteralmente. Ci è capitato il mazzo rognosissimo, di conseguenza le abbiamo prese. Ma ragazzi, abbiamo un'altra occasione. E quindi, ragazzuoli, carichi un pollicione di supporto, ragazzi, portatemi in fortuna con un bel mi piace. Ho bisogno delle vostre dita per aria per riuscire a vincere questa partita. E quindi, ragazzi, avanti con l'attacco. E avanti con Ronk. Dagli Ronk il nostro. Ok, ragazzi. Ragazzi, mega rappa subito. Se ci capita lo zio, ragazzi, vabbè, ragazzi, Simmental tutta la vita. Mandiamo le rappe, ragazzi, ci romperà un po' le palle con la Thompson. Buon ragazzi. Prenderei blu mele anche se la fulmine mi intrigava. Rogozzuoli, mi intrigava la fulmine. Ma comunque va bene. Siamo contro Vibrut dei German Blazer. Lo sto sputando nel mentre, ragazzi, faccio veramente schifo. Mandiamo la fatina dei denti qua dietro. Ragazzi, qua dentro al torneo mi è capitato di avere il tronco in mano, ragazzi. Mi è capitato il tronco, ragazzi. Datemi un tronco e vi tiro giù il mondo, ragazzi. Veramente quella carta è letteralmente fantastica. Mandiamo la mega rapa. Ragazzi, no, va bene. Ragazzi, c'è il cimitero. No buono. Ragazzi, ma porca troppa, basta. Fermatevi. Dai, Garga, eliminali tutti. Vai così, perfetto ragazzi, c'ho la voce rauca. Va benissimo. Mandiamo un ronco sulla torre, facciamo un po' di ronco panico. Ronco impanicato. È vero che c'è il tronco, ragazzi. Ma che raspa è sta carta. Forse il nostro barile di ronco va un po' puttane. Comunque Gargamella fa una hit e noi ragazzi ci ritiriamo un attimo in difesa. E accumuliamo un attimo di riserva. Che c'è la fata qua dietro. Arriva la fata, amico. Ok, arriva col... dato lui, ragazzi, arriva giù col vecchio. Mandiamo anche la mega rapa. No, ragazzi, no.
ma andiamo in 9 cani. No ragazzi, è vero che il principe ne ha voluto danno d'aria. Ok, comunque abbiamo respinto, ragazzi, abbiamo respinto l'attacco. Ma andiamo a Gargamella qua in campo, anche se avendo voluto mandare il principe. Piazziamo la simmetra dietro il vecchio, così gli sturo il buco del culo. Avanti con Ronco, damogli de Ronco. Dai, non buttare il tronco, non buttare il tronco. No ragazzi, c'ha le rappe, bastardo. Bastardissimo, ragazzi, bastardissimo. Patinate i denti qua in campo, eliminatelo subito, 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 così. Mandiamo la mega rappa qua in alto, dove ci vuole il principe. Dai, si inventa il porca tro... Ecco, ragazzi, ho parlato troppo in fretta. Non mandiamo il ronco, perché, ragazzi, c'ha il tronco, il ronco non va bene, ragazzi, non va bene. Mandiamo Gargamella in campo, ragazzi, c'ho le carte sfasate. Mandiamo la patina dei denti, parte dei denti, subito, eliminali. Ragazzi, ok. Insomma, ragazzi, li stiamo un po' prendendo. Diamoci di barile, giù di ronco. Dai di ronco. Si è cascato il tronco. Va bene, ragazzi. Non diamogli tempo di mandare il cimitero. Mega la pozza, qua in campo. Vediamo cosa fa. Ok, mandiamo il principe. No, basta, ragazzi. Vi giuro che se me la prende quella fulmina, ragazzi, mi do un'incazzata di quelle che è veramente allucinante. Buttiamo il barile, avanti col ronco. Damogli de ronco. Ok, usa per forza il tronco, ragazzi, per forza il tronco. Mandiamo la fatina dei denti qua dietro. No, ragazzi, il cimitero. Dobbiamo ripartire con l'attacco, ragazzi. Se lui ce la prende con la fulmina è finita. In 2 minuti 2 fulmini ce le sbatte. Dobbiamo parlare il tutto per tutto. Vai all'attacco. No. No buono, ragazzi, mai buono. Cacciamo la scimitarra. Ragazzi, mandiamo, ragazzi, il ronco, ma secondo me qua ormai è fatta. Ragazzi, secondo me ormai è fatta. Mandiamo, ragazzi, il ronco, ma mi sa che questo ci purga col tronco. Ragazzo, è stato bello. Perdiamo la partita, way brutto, ragazzi. Veramente non so cosa dire. Ne abbiamo vinte 7 di fila. E dopodiché, ragazzi, le abbiamo solamente prese. Comunque sia, va benissimo, ragazzi. Ho fatto l'errore appunto di dargli le fulmine. Ma ovviamente, ragazzi, non sapendo di avere quei maghi nel mazzo, ovviamente sono rimasto condizionato. Comunque sia, ragazzi, noi ci abbiamo provato. Perdiamo questa partita e adesso andiamo ad aprire il nostro baulozzo. Ricevemus la terza sconfitta. Va bene, ragazzi. Cioè, sono riuscito ad arrivare più in alto avendone perse subito 2 all'inizio. Va bene, ragazzi. Apriamo questo baulozzo. Ma ragazzi, troviamo che la leggendaria ci va di culo. Avanti col baulozzo, ci sarà la bellezza di 3200 unità di oro, 2 navicciani cannuccia. Prossima carta, 24 navicciani da fitness. Trovami la polenta. No ragazzi, 6 volte lo zio Fester. Prossima carta, 9 volte la mega rapa. Buono ragazzi, le rape sono buone. Chiudiamo il baule con 2 palloni. Dai ragazzi, 2 palloni ci stanno. Non è andato malissimo il baule, ma purtroppo nessunissima leggendaria. Ricapitolo, veloce. E ragazzi, con questo terminiamo qua anche questo video. Ragazzi, mi dispiace da morire perché pensavo fosse la volta buona. Comunque sia, ditemi il vostro risultato, ragazzi. Sono curioso di sapere dove siete arrivati voi con questa sfida, se l'avete addirittura vinta e con quanti tentativi. Ragazzi, ho detto questo, comunque vi saluto. Spero comunque di avervi divertito e intrattenuto per qualche minuto. Vi ricordo che alle 19 troverete un video di Flame, quindi mi raccomando, ragazzi, non perdetelo. E io vi saluto qua da, ragazzi, dallo zio Fester, che quest'oggi salta fuori per 6 volte. È tutto, bella rega. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.